mm -hmm. Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video, nuova tipologia di video. Come leggete dal titolo, mettiamo la, eh, il vetro temperato sull'iPhone 11. Vi faccio vedere come si mette il vetro temperato. Potrebbe essere utile per le persone che vogliono metterlo. Io ovviamente l'ho comprato su Amazon, ad esempio, io ho comprato questo. L il vetro temperato. Dell'iPhone 11 Questo qua L'ho trovata a 10 euro Io ho preso questo perché ce ne sono due Di vetri dentro Però con 10 euro Anche di meno trovate il vetro temperato Adesso vi faccio vedere In che condizione è il mio vetro Quello vecchio Allora non so se si vede Però ve lo farò vedere Da vicino In poche parole questo è il mio vetro temperato Tutto rotto Qua c'è e eh, mamma, mia. qua c'è il Intanto ve lo faccio vedere da vicino. Questo è il mio vetro temperato e in poche parole, tutto rotto adesso. Non so se si vede, io sto usando l'altro telefono perché, se no, non riuscivo a metterlo e tantomeno, non riuscivo a, a farvi vedere come si mette per cui. Uh, adesso vi faccio vedere come si mette è facilissimo e vi faccio vedere il prima e il dopo della differenza dei... ovviamente del vetro temperato è facilissimo non è che ci vuole uh, tanto poi dietro c'è anche la, la spiegazione lo possono fare tutti io vi consiglio vetro temperato perché se si spacca lo potete cambiare se voi mettete il vetro normale cioè fatto da pellicola si spacca il vetro che avete voi sotto il, sotto il telefono, per cui vi consiglio di prendere questo. Ovviamente, prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina e seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamo al video e eh, montiamo il vetro. Allora, vi faccio vedere da vicino questo il pezzettino che si è rotto e poi ci sono delle righe praticamente qua che ovviamente non si vede ma tanto poi quando lo tiro via mh, lo notate per cui dentro a questo io ne ho anche altre di questi eh, però dentro trovate il vetro temperato che è questo qua questo è il vetro temperato come vedete è nuovo poi trovate questo per ovviamente le impronte per tirare via le impronte e pulire il telefono questo non è niente e poi trovate la spiegazione che tanto è facile ve la faccio vedere io questo è quello che ho preso io però, ce ne sono altri modelli. Io, secondo me, eh, cioè, eh, io vi consiglio di prendere il glass, questo qua perché mi trovo bene con questo, è già un bel po' di volte che lo compro e poi c'è quello da pulire il vetro del vostro iPhone, eh, che adesso vi farò vedere comunque, ehm, uno è bagnato e un altro è quello, asciutto, e poi altri, altri di questi. Eh, dove ovviamente pulite eh, il telefono adesso vi faccio vedere allora prima di tutto prima di tutto spengo il telefono allora spengo il telefono perché va spento se no non potete diciamo pulirlo prima che va male spegniamo il telefono e allora questi non servono e questo non serve serve solo questi due e questo allora iniziamo a tirarlo via che vi faccio vedere lo tiriamo via allora, dato che non ho il coso perché non l'ho dimenticato, tiriamo via il vetro temperato e adesso non so se lo notate, ma dovrebbe vedersi. Allora, qua è tutto rotto, come vedete. E anche qui ci sono delle crepe. Adesso non so se lo vedete, però ecco, ecco, così si vede meglio. Cioè, come vedete, è praticamente tutto rotto. Questo è quello vecchio. Per cui andiamo a mettere quello nuovo. Prima di tutto dobbiamo pulirlo perché, come vedete, è sporco. Usiamo il primo, questo qua, verde. Prendiamo questo, che è bagnato, e andiamo a pulire il telefono. Pulitelo bene, perché poi, quando dovete mettere il coso, calcolate che poi non va su se non lo pulite bene. Per cui, puliamo bene il telefono. È un bel po' che non cambio. Diciamo che il mio telefono mi è caduto tante volte che ha dei segni ovunque, ma tanto poi lo cambierò. Comunque, dopo aver passato questo, e prima ved vedete se è bello pulito. Ok, dopo aver fatto questo, andiamo ad aprire la 2. Questo ovviamente è asciutto e va passato va passato questo non si è aperto ok e lo asciughiamo. Asciughiamo per bene così meno alla fine. Poi quando lo mettete, sembra nuovo. Dopo averlo asciutto bene, che bello rigato. Andiamo a prendere questo e eh, non, non mi vengono i nomi. E allora preferisco dire questo. Prendiamo solo questo qua. Questo serve per tirare via le impronte e pulirlo per lo sporco per cui. Facciamo così tutti i, pe i peli attaccati al telefono, eccetera. Ovviamente serve per pulirlo bene. Anche le impronte, ovviamente. Ok, passiamo quello asciutto, così almeno leviamo via. Io lo pulisco bene perché se no quando mettete il vetro non si vede e fa le bolle. Allora, per non fare le bolle, dobbiamo fare così. Mi raccomando, state attenti a non mettere le, le dita sopra. Ok. Dopo aver fatto questo, che il telefono è bello pulito, parte, okay. lo vedete che il telefono sembra nuovo pulito, andiamo a mettere il vetro. Che è questo qua allora ovviamente si tira via la parte che è questa di plastica tirate via questo e lo dovete mettere su ovviamente stando attenti io adesso vedo poco <coughs> Prova messo su dove c'è la riga del, dell'iPhone che vedete qua nera la dovete perché se eh, poi coprite la fotocamera ecco cioè in poche parole poi è un po complicato dopo per cui dopo la mettete così facendo Guardate se è messa bene, in teoria sì. Dopo averla messa, prendete sempre quello asciutto. Iniziate dall'alto e iniziate a premere. Piano piano, spero che si vede. Vedi che qua c'è la bolla? Iniziate a pulire il vetro. In poche parole perché il vetro era sporco l'ho appoggiato sul coso ok pulite bene il vetro adesso non riesco a capire perché qua c'è la bollina qua ha lasciato una piccola bolla no si è sporcato sotto il vetro e mi ha lasciato questa bolla piccola piccola, però vabbè fa niente tanto. L'importante che il vetro è su, attaccato bene e ovviamente che non sia sporco, infatti. Con questo basta averlo attaccato bene tanto, poi resteranno le impronte. Questo è il vetro temperato nuovo che abbiamo messo. E questo è quello nuovo adesso accendiamo il telefono così vi faccio vedere il vetro temperato nuovo. Infatti, se vedete è praticamente nuovo. E questa è come applicare il vetro temperato sul telefono. È facilissimo perché non è tanto difficile anche sia come pulire, eccetera. Ecco, e questo è il risultato. Cioè, guardate la differenza tra quello vecchio che non so se lo notate, ma credo di sì. <ride> credo che si nota e quello nuovo. Adesso col sole giustamente però se ve lo faccio vedere qua vediamo se si vede. Sì, in teoria. In teoria si vede. Allora io, lo, io uh, so farlo con l'iPhone con l'iPhone ovviamente iPhone 11 iPhone uh, con tutti gli iPhone. L'ho sempre fatto da sola, uh, però calcolate che il procedimento è la stessa cosa con gli altri telefoni, uh, ad esempio il Samsung, eccetera. Però queste sono, è quello che, in poche parole, dovete fare per attaccare il vetro temperato. Ok, questo è praticamente come attaccare il vetro temperato. Uh, io vi consiglio il glass, questo qua, perché è una marca ottima, io mi sono trovata bene, mi sto trovando bene e continuo sempre a comprarlo su Amazon. Uh, 10 euro ne trovate due di vetri dentro, per cui calcolate che è ottimo. Differenza, non so se adesso la notate, in... non so se si vede. Comunque c'ho il vetro vecchio e il vetro il vetro vecchio e il vetro nuovo. Cioè non so se vedete la differenza, però calcolate il vetro nuovo con quello vecchio. Cioè credo che la differenza si vede. E niente, mh, questo era Volevo farvi vedere come si attaccava, dato che tanto vi farò, vi metterò le foto del prima e del dopo, uh, così, almeno se qualcuno non lo sapeva, o tantomeno non sapeva farlo, almeno così, grazie al video <ride> è più facile, uh, niente, fatemi sapere se voi lo, lo cambiate da soli, se andate a portarlo a cambiarlo. Calcolate che se andate a portarlo a cambiare. Uh, vi costa, vi chiederà di sicuro più di 10 euro. Invece, se lo fate voi, prendete solo il coso. 10 euro, ne trovate due dentro e siete a posto per un bel po'. Mm, io questi qua ne rompo un bel po'. Tanti, tanti, tanti ne rompo. Però, vabbè, tanto l'importante è cambiarlo e chi se ne frega. Niente fatemi sapere sotto nei commenti mh, se il video è stato utile e anche dato che sono curiosa fatemi sapere che telefono avete così almeno, almeno io vi ho fatto vedere il mio voi mi scrivete sotto il telefono che avete voi e se cambiate il vetro temperato o avete, o avete <coughs> il vetro eh, di pellicola quella a pellicola detto questo Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!